E con questa musichetta vi accolgo in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vessor e quest'oggi voglio farvi conoscere un'avventura grafica noir con un pizzico di horror. E si tratta, come leggete anche in alto nel titolo, come se stessimo andando al cinema, Bear With Me. Allora, intanto facciamo un nuovo gioco. Faremo delle prime impressioni e alla fin fine. Un'avventura grafica non è così semplice se non si è finita, se non la si è finita, dare dei pareri. Quindi vedremo un pochettino come è strutturato il gioco, come hanno improntato questa avventura grafica a episodi. Allora, intanto c'è da dire che ha una colonna sonora originale, l'avete anche capito dalla musica dell'intro. Qui siamo noi, Amber, mi pare si chiami così il protagonista, che si sta svegliando, sta avendo un incubo e viene svegliata. E praticamente vi anticipo, c'è la scomparsa del nostro fratellino. E noi, per cercarlo, chiederemo aiuto al nostro orsacchiotto, Ted Bear. E da lì nasceranno interrogatori, ricerche di indizi, tante cosine carucce. Anche, avremo anche degli aiuti per non rimanere bloccati, non sapere dove andare. Quindi è un gioco abbastanza completo. Non l'ho finito, come vi dicevo prima, ma è divertente. Anche abbastanza ironico. Allora, intanto, qui ci siamo noi. In alto abbiamo, in alto a sinistra, le opzioni. In alto a destra l'inventario. Quello che abbiamo, come i classici di questo genere. E poi, ovviamente, potremo It's interagire not con tutto quello working, che c'è but in that's giro. okay. I can't tell the time anyways. Come avrete intuito, c'è l'italiano. Il gioco è in italiano, il parlato è in If I inglese. had a label maker, I would label this Amber Stuff, and I would keep my label maker hidden. Ok, vediamo dentro che c'è. Come minimo un'etichettatrice, vediamo un po'. Per ora abbiamo solamente un coltellino svizzero. No, abbiamo una batteria che It's penso as di useful as prendere. batteries are. That's saying a lot. Ok, e io prendo la batteria. Qua. I'll just pick this up. You never know when it might come in handy. Perfetto. Ora non c'è altro qua sotto. Letto, ci guarda This is così. my bed. Ora There io are many beds like sfumerò this, un but this pochino, one andiamo is mine. avanti. Allora, ho fatto un giro per la stanza, ho raccolto quello che c'era da raccogliere, quindi ho trovato una batteria e un paio di occhiali della madre. Ma parliamo con Millie a questo punto, vediamo chi è Millie, intanto. my toy La giraffe. mia giraffa di I've had her since peluche. I was 5 years old. She seems Parliamo con frightened. la I giraffa should di talk to her. peluche. Vediamo anche come si svolgono quindi i It dialoghi. seems you had a nightmare. Come al solito, quindi abbiamo scelte multipla e dovremo scegliere di volta in volta come impostare il nostro discorso. Quindi vediamo un po'. C'era un There incendio was nel this sogno. fire and black smoke was coming from the Terminato il dialogo con Millie, la giraffa, sapremo tutto quello che c'è da sapere sull'introduzione del gioco. Quindi, in poche parole, ci dice che è scomparso nostro fratello. Che dovremo farci aiutare dall'orso, Ted l'orso, Mister Orso, anzi per la precisione, come lo chiama qua, Mister Bear, e per ricercarlo, dato che è un ispettore in pensione, ma Amber e lui si sono lasciati male, hanno avuto un battibecco anni fa, e vive qua dentro, vive dentro l'armadio. Quindi è tutto un clima Awful. surreale. I'd be neck deep in nickels right now. È Something was molto clima different molto this time. noir. I could feel it in the air. Someone really put the scares on her. Despite her fragile appearance, Amber's a tough kid. E dopo aver parlato con il nostro amico Ted, ci incarica di rintracciare qui dentro, se riusciamo a trovarla, una lente di ingrandimento, che senza di quella lui non verrà con noi. Allora iniziamo a cercarla, vediamo un pochettino It se la makes this place troviamo. look like a proper office. Ma ho presentito che non sia per qua. Vediamo un po'. E l'ho spento. It's not a stereotype. Non è che non è. Non vorrei che non fosse It's qua, my field forse. hockey mask. My friend Jason wants to borrow Ho it. As far l'impressa. as I'm concerned, he can have it. What's the worst that can happen? Questo mi ha fatto ridere di battuta. Chi ha visto. Chissà chi è Jason, sa il perché. What? Those must be Ted's. Comunque non si trova questa These are lente. my clothes. The colors are more on the brown. Apriamo il cassetto. E Oh, voilà. that's right. I remember playing with this a couple of days ago. I'll take the magnifier with me.
Vediamo se mi dà la supercolla. Perfetto. Allora, presa la supercolla, a questo punto posso utilizzare la supercolla sulla lente. There we go. Now I just need a lens. Ora mi serve solo una lente e io la lente la prendo dagli occhiali. Are you even trying? I broke my mom's glasses. I better find use for this lens now. Voilà. Allora, tolta da lì, la metto qui. Voilà, a perfect crime. Ted will never. È il primo enigma. Lo abbiamo passato bene. A questo punto lo togliamo e lo consegniamo al nostro Ted. Tieni, that's Ted. Not my magnifier. What do you mean? It's a magnifier. It magnifies? Ed eccoci finalmente insieme a Ted. E da qua inizierà ufficialmente il nostro gioco. Con Ted potremo anche parlarci. Vedete? E ci dà delle informazioni su quello che dovremmo fare. Molto semplicemente. Intanto possiamo uscire nel corridoio ovest, dove adesso con Ted abbiamo il permesso di uscire. Watch my back, Ted. Ma io a questo punto direi che vi ho detto abbastanza di questo gioco. Non voglio portarlo avanti per rovinarvi magari il fascino della scoperta. Ovviamente non c'è molto altro da aggiungere, è un'avventura grafica. In più, se volete leggere qualcosa a riguardo, ma vi ho già detto tutto io, vi lascio nelle informazioni del video il link alla pagina Steam, ci date un'occhiata, più che altro anche per sapere il prezzo. E con questo avvicino Amber alla telecamera, diciamo, e ci diamo appuntamento al prossimo video nel canale. Ciao!